Ciao ragazzi e benvenuti al Divano di Pizzi. Questo sarà un video abbastanza lungo, quindi prendetevi tutta quanta la calma del mondo, cercate di rilassarvi, anche perché il tema di cui andremo a parlare oggi è molto molto succulento. Oggi parliamo infatti di doppiaggio, doppiaggio sì o doppiaggio no. Credo sia abbastanza ironico il fatto che soltanto ora io mi metta a parlare di doppiaggio, nonostante la mia avventura su YouTube e su internet sia proprio partita con il doppiaggio. Io vorrei cercare di analizzare questa polemica cercando di distanziarci dal purismo nazifascista degli intolleranti e anche dalle smanie di protagonismo dei rompicoglioni che pensano di sapere tutto quanto loro. Gio, che cazzo stai dicendo? Andiamo con calma. Allora, il doppiaggio. Per cominciare, io credo che dovremmo chiederci che cos'è il doppiaggio. Molto banalmente, come immaginerete, il doppiaggio è il portare in italiano un film di lingua estera, appunto francese, polacco, olandese, quindi una motivazione molto banale. Quella lingua non si capisce, quindi si porta in italiano. Ma il doppiaggio nasce in Italia non soltanto per una questione di la gente non conosce l'inglese, non conosce il tedesco, non conosce il francese, no. Stiamo parlando di un'Italia in cui nasce il doppiaggio, in cui la gente non è che non sapeva la lingua, qualsiasi lingua dell'est, non sapeva proprio neanche l'italiano. Anzi, non sapeva neanche leggere. Infatti, la soluzione migliore, come si fa negli altri paesi scolarizzati d'Europa, se c'è un film in lingua estera si mettono i sottotitoli. I sottotitoli c'erano proprio durante l'epoca in cui nacque il doppiaggio, ma siccome la gente non sapeva leggere, allora, nonostante fosse più economico, si scelse di fare il doppiaggio, proprio perché la gente non riusciva, non metteva una cazzo di X per firmarsi, quindi figurati leggersi delle robe. Quindi era proprio una questione di la gente non capisce. Quindi cosa succede? Che dal secondo dopoguerra in poi, ma in realtà anche da prima, il doppiaggio diventa uno strumento per creare un'identità linguistica culturale italiana. Infatti, come per esempio racconta brillantemente Pasolini, l'italiano è una lingua che nasce per motivi di prestigio letterario, non per una questione burocratica nazionale come invece in Francia. Sempre Pasolini dice che ci sono vari tipi di italiano che vengono parlati all'interno del paese, sia a livello regionale, cittadino, familiare, mentre invece la lingua dell'italiano del doppiaggio è quel tipo di lingua che poi noi assorbendolo andremo a parlare, anche se questo tipo di linguaggio si proporrà su un livello politico, a un livello civile. Infatti, se vogliamo dirla tutta, l'unico posto dove oggi si parla l'italiano corretto, con la dizione precisa, con tutte quante le aperte e chiuse, è soltanto la sala del doppiaggio. Proprio perché si tratta di quella lingua studiata e perfezionata e che poi andrà a cementare l'identità linguistica nazionale. E in che modo il doppiaggio assume questo peso culturale e linguistico così importante all'interno del paese? Proprio perché il doppiaggio verrà utilizzato costantemente all'interno del cinema. Infatti, la storia del cinema italiano è anche la storia del doppiaggio italiano. Il doppiaggio italiano, infatti, non riguarda soltanto la produzione di film dall'estero, quindi film dall'estero deve essere distribuito in Italia e quindi viene doppiato, ma verrà utilizzato il doppiaggio soprattutto all'interno dei film domestici. Questo proprio perché i film in Italia si facevano con il doppiaggio. I mezzi di produzione dei film di 60-70 anni fa non sono quelli di oggi e cose come per esempio la presa diretta, ossia il prendere l'audio mentre viene registrata la scena, quella cosa faceva veramente schifo. L'audio, le battute si sentivano veramente di merda e allora si andava in sala di doppiaggio dove degli attori si doppiavano o doppiavano altri attori. Infatti è pieno di storielle, fatterelli di per esempio registi che dicevano agli attori: sentite, muovete soltanto le labbra, tanto dopo vi doppiamo. Cose che sono ovviamente tra la verità e il mito, ma non ci compete questo fatto. Quindi cosa succede? Che si va a creare, dal secondo dopoguerra in poi, una tradizione del doppiaggio molto importante che andrà avanti fino ad oggi. Ora, chi erano i doppiatori dell'epoca e come venivano considerati dagli altri membri del mondo dello spettacolo? Quindi appunto attori, sceneggiatori, produttori, distributori, eccetera, eccetera. I doppiatori erano considerati come degli attori, perché ricordiamoci sempre, un doppiatore è sempre per prima cosa un attore, ma erano considerati come quegli attori che erano bravi,
ma erano troppo brutti per essere messi davanti a una telecamera. Se ci pensiamo, ovviamente è un po' brutto, ma di fatto era il mondo dell'epoca. Si trattava di quel tipo di cinema in cui le belle facce dovevano essere messe lì, e se non eri una bella faccia almeno eri un caratterista. Se per caso non eri capace, non avevi le qualità per fare né quello né quell'altro, ma eri comunque un grande attore professionista, molto spesso diventavi un doppiatore. Per questo motivo, già all'inizio della tradizione del doppiaggio, i doppiatori erano già di un livello incredibile, proprio da ogni punto di vista, della recitazione e del risultato che poi andavano a portare avanti. Un esempio famosissimo può essere Pino Loki, che era il doppiatore di Sean Connery, per intenderci, ed era un omino piccino, tutto così, che però comunque aveva una voce della Madonna e ha reso immortale dei personaggi meravigliosi della storia del cinema. O ancora Ferruccio Amendola, che ha dato la voce ad Al Pacino, Robert De Niro, Sylvester Stallone, che a un certo punto gli partì pure il ponte, quindi a un certo punto c'era Rambo che diceva «Questa storia non finisce qui!» Comunque, era quel tipo di ragionamento. E quindi si va a creare una tradizione del doppiaggio fatta di attori che lavorano nel cinema e che danno un altissimo livello di qualità al mondo del doppiaggio. E il doppiaggio diventa in questo modo un mestiere nascosto, un po' perché lo vuole, un po' perché di fatto deve essere così. Infatti il festival del doppiaggio si chiama Le Voci nell'Ombra. E è uno di quei mestieri per il quale tu ti ricordi che esistono soltanto quando appunto te lo ricordano, tipo fai il doppiatore, ah già, ti ricordi che esistono quei mestieri là, no? È tipo il controllore del sesso dei pulcini, quelle robe così, non ti ricordo, ci sono sicuramente, te ne hai dimenticato, non ci pensi. Quindi si tratta di un tipo di mestiere di altissimo livello e con un altissimo livello di professionalità e di dedizione, che viene gestito da pochi personaggi e di fatto anche poche famiglie, le quali appunto dirigono poche società. Da lì poi partirà la classica polemica che vedremo e che abbiamo sentito tutti quanti sul fatto che il doppiaggio sia una mafia gestito da poche famiglie, eccetera eccetera. Ora, questa polemica non ci compete, però io mi permetto di dire che il doppiaggio è una mafia esattamente come qualsiasi mestiere mezzo clientelare sviluppatosi in Italia e che gestisce una grande tradizione, come per esempio quello dei notai. Quindi appunto è una polemica molto sterile, anche perché, mi permetto allo stesso modo di dire, che alla fine, anche se si è fuori, con un po' di fortuna, ma con tanto impegno, con tanti madonni, alla fine ce la si può fare. In ogni caso è assolutamente vero che la gestione del mondo del doppiaggio è a livello familiare e a livello clientelare. La storia del doppiaggio si fa all'interno della famiglia. I ragazzini, figli di doppiatori, di cugini di doppiatori, fratelli di doppiatori, vengono messi in sala di doppiaggio fin da piccoli. Quindi già da bambini cominciano a imparare il faticosissimo mestiere del doppiaggio e lo fanno in un'atmosfera di gioco e soprattutto circondati da personaggi, attori, artisti, professionisti di livelli incredibili che di fatto vanno a creare dei grandi doppiatori già dall'inizio della loro vita. Quindi ovviamente si tratta di persone che poi in futuro sarebbero diventati dei grandissimi professionisti del mondo del doppiaggio. Figurati, c'è il padre che è un doppiatore della Madonna, la madre che è una dialoghista incredibile, il fratello che è un direttore del doppiaggio, che è una roba assoluta, il cugino che è uno dei talenti più grandi, cioè per forza di cose. E proprio perché si tratta di un grande livello di professionalità, ci sono diverse storie di attori che per esempio mandavano i loro figli attori non all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, ma in sala di doppiaggio per poter imparare le cose importanti come appunto dizione, recitazione, attenzione, professionalità. Aveva il suo fascino. E stiamo parlando di un mondo del doppiaggio che lavorava sui film e sulle grandi produzioni in una maniera che oggi sarebbe assolutamente impensabile da ogni punto di vista. Per esempio, il lavoro che è stato fatto di doppiaggio su Pulp Fiction è un gioiello del doppiaggio italiano, ma appunto il tempo che ci si è impiegato sopra era lunghissimo. Anche solo l'adattamento, quindi la stesura del copione per i doppiatori, è durato un paio di mesi. Anche poi il film veniva fatto vedere prima ai doppiatori, se ne parlava, i ruoli che avevano, si discuteva, si facevano le prove, il direttore del doppiaggio aveva, ancora oggi, ma aveva un potere molto più forte. Insomma, c'era un grande lavoro certo su ogni dettaglio. Infatti Pulp Fiction è una cosa che ancora oggi ricordiamo non soltanto per le sue battute ma anche le intonazioni. Ci ricordiamo per esempio «Bravo, hai vinto un mappamondo!» Non ci ricordiamo «Bravo, hai vinto un mappamondo!» No, ci ricordiamo proprio «Bravo, hai vinto un mappamondo!» O anche Full Metal Jacket. «Che cazzo ha parlato? Chi è quell'unico stronzo che è cacomunista pompinarga?» Ci ricordiamo questi suoni, ci ricordiamo queste intonazioni proprio perché il livello, l'adattamento, la recitazione di tutti quanti ha portato a un livello di qualità incredibile, tanto che oggi noi ce lo ricordiamo alla perfezione. E questa è la grandezza del doppiaggio.
Però ovviamente le cose cambiano, il mondo cambia. Dalla, diciamo, digitalizzazione, dall'arrivo del grande internet, dall'arrivo di Netflix, tutte quante queste nuove serie, tutto questo nuovo mondo di produzioni e sul fatto che ci sono molte più cose e molto meno tempo per farle, ovviamente anche il doppiaggio ne ha risentito a livello di qualità. Infatti, i grandi film che oggi noi ci ricordiamo per le grandi citazioni arrivano a un immaginario collettivo del cinema che non supera il 2000-2005, una roba di questo tipo, proprio perché poi la qualità del doppiaggio è un po' scesa. Intendiamoci, la qualità del doppiaggio oggi in Italia è tale che il pubblico non se ne accorge minimamente, figurati, il doppiaggio è una cosa per cui se ne curano soltanto attori, doppiatori o appassionati di genere. Appunto, grazie a internet, se no ce ne saremmo completamente dimenticati. Ma questo abbassamento di qualità, per forza di cose, c'è. Se ne accorgono, per carità, sempre gli addetti ai lavori del mestiere, gli appassionati, ma comunque questo abbassamento c'è. Ma questo per un discorso anche molto semplice: se una volta un film ci mettevi 3 mesi a farlo e oggi lo fai in 2 settimane, inevitabilmente, proprio perché non c'è il tempo, viene un prodotto peggiore. Nonostante appunto la tradizione del doppiaggio sia così salda che nessuno se ne accorge, di fatto. Premesso questo, possiamo affrontare direttamente la nostra questione, ossia doppiaggio sì o doppiaggio no. Tutto quanto, ragazzi, secondo me, come al solito, deve essere analizzato attraverso il contesto. Il contesto ci salva. Allora, il doppiaggio è una cosa fondamentale per il cinema perché il sottotitolo è micragnoso, stopposo, l'immagine, il film, la serie è fatta di 2 cose, immagini e suoni. Se tu ti concentri sul sottotitolo, quando devi guardare un piano incredibile di Stanley Kubrick con il monologo di Joker che dice le robe, tu devi guardare questo insieme di cose, non puoi stare lì a guardare. È veramente uno schifo, è lì che il doppiaggio entra dentro. Allo stesso modo, il livello di doppiaggio in Italia è così alto, o almeno è stato così alto per così tanto tempo, che i film sono godibilissimi. Tra l'altro, piccolo fatterello, noi in Italia ci raccontiamo che il doppiaggio italiano è riconosciuto a livello internazionale come il migliore del mondo, tutto il mondo ci invidia. Ecco, questa cosa è una balla, questa cosa è falsa? Assolutamente no. Qualsiasi paese in cui c'è un minimo di tradizione del doppiaggio racconta a se stessa di essere internazionalmente riconosciuta come il miglior doppiaggio di sempre. Per esempio, se voi andate su qualche blog di cinema messicano, troverete la sezione doppiaggio in cui loro si raccontano: certo, tutti quanti pensano che il doppiaggio messicano sia il migliore del mondo. Quindi è una balla gigantesca, siamo i soliti noi italiani che ci raccontiamo le robe. Classico, nessun problema. Ciononostante, la qualità c'è. Ora, ricordiamoci anche un'altra cosa. Il film è fatto per essere visto. Il film è fatto per essere anche doppiato, perché deve essere venduto, è una questione di puro mercato. E non dimentichiamoci del fatto che il doppiaggio oggi viene riconosciuto come uno strumento fondamentale per la grande distribuzione a livello mondiale. Per dire, quando vengono fatti i cartoni animati in Corea dagli studi giapponesi per essere distribuiti in tutto quanto il mondo, loro presuppongono già il fatto che quel prodotto debba essere doppiato, quel prodotto è fatto per essere doppiato perché deve essere distribuito, deve essere venduto e questo non dobbiamo assolutamente dimenticarcelo, ma anche, non so, i documentari, ogni cosa è fatta per essere doppiata e distribuita perché appunto, ragazzi, sempre un discorso di mercato. Quindi, quando voi tornate stanchi la sera dal lavoro e volete mettervi lì e guardarvi un bel film, in pace, ve lo guardate tranquillamente doppiato, ma senza sensi di colpa. Il film è fatto per voi, il doppiaggio è fatto per voi, quindi non c'è da sentirsi, è meglio quell'altro. State guardando un film, non bisogna essere fascisti su questo, state guardando un bellissimo film, una commedia, una roba, un tragedione. Mentre invece, se per caso siete degli appassionati di recitazione, siete degli attori, o meglio ancora, state studiando recitazione e quindi degli attori perché l'attore non smette mai di studiare, allora lì il doppiaggio lo dovete coscienziosamente accantonare. Perché, ricordatevi ragazzi, il doppiaggio non porterà mai e poi mai la stessa intensità ed esperienza che porta l'attore in originale. Questo mai. Ma perché ragazzi, questo è un fatto. Prendiamo per esempio The Revenant. Ok? The Revenant, Leonardo DiCaprio. Nel corso del film, Leonardo DiCaprio, al quale hanno assassinato il figlio, si trasforma in una bestia, cercando l'assassino di suo figlio.
Nel corso del suo film, noi vediamo Leonardo DiCaprio che da uomo cacciatore viene travolto da un animale e lui stesso si trasforma nell'animale che ha ucciso. Sentiamo il suo respiro, sentiamo il suo peso, sentiamo i suoi suoni, la sua completa trasformazione. C'è una scena meravigliosa nella quale lui, in mezzo a questa neve, comincia a respirare e vediamo le montagne, il vento e soltanto il suo respiro è la cosa che riusciamo a sentire all'interno di questo casino. Soltanto il suo respiro che diventa sempre più un growl, un ruggito. E questa cosa il doppiaggio non può riportarla. Ma proprio ragazzi, perché Leonardo DiCaprio è andato nel cazzo di Alaska, è rimasto lì 9 mesi, si è messo lì nel ghiaccio, ha fatto 14 broncopolmoniti incredibili. Il doppiatore italiano può impegnarsi quanto vuole, ma non potrà mai raggiungere quel livello. Ma ragazzi, perché è un lavoro attoriale, non perché il doppiatore è stronzo. Il doppiatore può essere fantastico, ma il doppiatore va comunque in una sala insonorizzata, c'è la macchinetta di caffè là vicino e non riesce... Quindi no, il doppiaggio non sempre, come raccontano, migliora l'interpretazione di alcuni attori. Ogni tanto capita, per carità, però è molto limitata come cosa, soprattutto se parliamo di un circuito di cinema bello elevato. Allo stesso modo, c'è da dire che comunque la recitazione del doppiaggio è una recitazione fatta di suoni, non di interpretazione, e questo è derivato anche dall'abbassamento della qualità del doppiaggio. Oggi, visti i tempi stretti, si inseguono più i suoni che la recitazione, ma faremo un altro video sui suoni della recitazione e la recitazione dei suoni, è un'altra roba ancora. Ma, nonostante ciò, a volte capita appunto che il doppiatore stesso, con questi suoni, senza una particolare recitazione, riesca a portare un risultato concreto, e questo è sempre derivato dalla grande tradizione del doppiaggio. Quindi, il doppiaggio non sarà mai quel livello di recitazione portato dall'attore, ma il doppiaggio può comunque allo stesso tempo creare dei personaggi nuovi che sono immortali per noi in questo pubblico, nel pubblico italiano. Esempio banale, Tonino Accolla. Tonino Accolla, che è il doppiatore di Homer Simpson, Eddie Murphy, Jim Carrey, è stato così geniale, così sensibile da trasformare iconici e unici questi tre personaggi in Italia, rendendoli completamente differenti dalla loro unicità invece originale, americana. Esempio idiota, Eddie Murphy, la risata di Eddie Murphy che gli fa Tonino Accolla, questa cosa negli Stati Uniti non esiste, non c'è mai stata, è muta quando lui fa la risatina, non c'è, ma Tonino Accolla l'ha trasformato in una cosa italiana, quindi qui in Italia Eddie Murphy è unico perché fa questo tipo di risatina. Allo stesso modo, Homer, che è un imbecille negli Stati Uniti, noi qua non lo vediamo come l'imbecille degli Stati Uniti, ma l'Homer italiano imbecille nostro, con tutti quanti i suoi tormentoni, con tutte quante le sue cose che in inglese non le dice, ma le dice qua da noi, bagarospo, mitico, se li ha inventati Tonino Accolla. Ma appunto perché Tonino Accolla è stato un genio incredibile, tra l'altro Accolla era così geniale, così spettacolare, che riusciva a trasformare un errore in un elemento per trasformare Homer in qualcosa di ancora più fantastico. Esempio, voi sapete un po' come funziona il doppiaggio, no? Tu devi dire la battuta nello stesso momento in cui l'attore dice le parole, no? Quindi muove le labbra. Se per caso tu le dici troppo in fretta, l'attore continua a parlare mentre tu hai già finito la battuta, quindi parla a vuoto. E questa cosa capitava ogni tanto a Tonino Accolla, che era direttore del doppiaggio, quindi poteva fare quel cazzo che gli pareva, semplicemente. E quindi cosa succedeva? Che Tonino Accolla, che doveva riempire lo spazio vuoto con delle parole, si inventava al volo delle cose a caso. Quindi ogni tanto c'è Homer che dice delle cose del tipo: ma quindi tesoro cosa facciamo? Cosa facciamo? Tesoro? Che sembra sporco, sbagliato, ma in realtà fa straridere. O altre cose, per esempio c'è un... le stavo cercando l'altro giorno con un tralem. Tipo c'è Homer che sta parlando del cane e dice una roba tipo: ma sì, gli manca il sesso occasionale, la la la, zazza. Ma cosa? Stupendo, stupendo, ma perché lì era Tonino Accolla che si poteva permettere, in quanto geniale e in quanto direttore del doppiaggio, di fare delle cose del genere. Oggi questa cosa non si potrebbe assolutamente fare, ma è diventato immortale Homer proprio per questi motivi qui, dalla genialità e dalla tradizione del doppiaggio. Quindi, ricapitolando, se per caso volete guardarvi il film, guardatevi il film in santa pace, non dovete sentirvi in colpa. Se invece studiate recitazione e volete assorbire il mondo del film, volete percepire il respiro del film, volete capire come lavora un attore, come sta affrontando quel personaggio, allora il doppiaggio lo dovete mettere da parte. Ma perché sì? Perché, ragazzi, sono due cose diverse, non migliore o peggiore, ma sono diverse, e questo è sacrosanto. Quindi
viviamo anche in un periodo in cui c'è la possibilità di scelta. Io i film personalmente li guardo in originale perché mi piace vedere, mi piace analizzare, preferisco guardare così. Però se devo guardarmi L'attacco dei giganti, Tokyo Ghoul, non so, allora lì me lo guardo invece doppiato. Perché sì, perché è fatto bene, perché sinceramente poi non mi va di sorbirmi un cattivo voice acting giapponese, perché sembra sempre sta roba, no? Che però se guardi gli anime li devi guardare in originale perché così percepisci. No, allora, il voice acting giapponese, ve lo dico tranquillamente, è fatto con lo stampino, è un tipo di recitazione dei suoni che ha una tradizione del doppiaggio basata appunto su uno scandire, gli stessi suoni, le stesse intonazioni vengono ripetute costantemente, quindi non vi perdete niente, sono sempre le solite. È lo stesso problema che anche il doppiaggio americano, tra l'altro, ossia un inseguire sempre gli stessi suoni, sempre le stesse intonazioni, ne hanno quattro, veramente, ci basta un po' di orecchio. Quindi, veramente, quella roba lì potete guardare tranquillamente doppiate, ve ne può sbattere il cazzo di quello che fanno quegli altri, non vi preoccupate. Siamo in democrazia, quindi non vi sentite in colpa, fate quello che volete. E questo, ragazzi, ve lo dico da uomo che ci è dentro in questo mondo qua. Quindi non bisogna né attaccarlo a prescindere, ma né difenderlo a spada tratta a prescindere, perché ci sono dei film in cui vengono messi degli attori o dei doppiatori che non sono attori o dei attori che non sono doppiatori che rovinano tantissimo il film, d'accordo? Nelle grandi produzioni recenti questa cosa l'abbiamo vista, e non sto parlando di Favij o di no, sto parlando proprio di mezzi attori, mezzi doppiatori che vengono messi lì e sbagliano. Non posso certo mettermi qua a sentenziare, però adesso sta per uscire il nuovo Hellboy e ci hanno messo, se è, va come sta andando nel trailer, ci stanno per mettere la voce di no, cioè no, 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 sbagliato, brutto, rovini. Quindi quello è un motivo per cui va criticato il doppiaggio, perché a volte si fanno queste scelte del cazzo, che molto spesso sono derivate dalla distribuzione, quindi, e non dallo studio di doppiaggio, che farebbe tutt'altro. Ci sono degli esempi in cui il direttore del doppiaggio ha avuto dei colpi di genio, ok? Come per esempio mettere Renato Zero per fare Nightmare Before Christmas. Quello era un colpo di genio, e ci sta, e minchia. O mettere, non so, Magalli in Hercules. Anche Raoul Bova, che si era cavata benissimo. Mentre invece oggi vengono messi dei personaggi che non c'entrano un cazzo. E non sto parlando di gente che arriva al mondo YouTube, ragazzi. Non c'entra una sega. Quello, tra l'altro, poi quella lì, non mi ci metto neanche piedi in quella roba lì. Cioè, ho fatto anche un video tempo fa. Quindi, ragazzi, questo è quello che io vorrei spiegarvi sul doppiaggio e che, appunto, ho voluto discutere con voi. Fatemi sapere la vostra, noi ci becchiamo molto presto e grazie mille per avermi seguito. Ricordate di lasciare un mi piace.